Ciao a tutte ragazze! Allora, oggi vi ricevo nel mio salottino. Sono uscita un attimino fuori dal laboratorio per staccare un attimino, poco a poco. E questo è il mio video swap. Dunque, allora, lo swap precedente ho visto che è piaciuto ed è andato abbastanza bene e quindi ho deciso di farne anche un altro. Questo perché mi piace anche incentivare le persone che sono timide, le persone che vorrebbero fare qualcosa però magari non sono stimolate abbastanza, e questi swap mi piace farli proprio per avere e dare la possibilità di conoscersi tra di noi e tra di voi, e conoscere anche, farsi conoscere soprattutto. Quindi lo rifacciamo. Allora, per chi non lo sapesse, uno swap è uno scambio di piccoli doni, di cosettine che noi comunque creative abbiamo e facciamo, oppure del materiale per creare come segno di appunto di incentivare, ecco, di incentivare anche quelle persone che appunto vorrebbero iniziare a praticare qualche hobby. Allora, non è necessario essere per forza un artista mega galattico, oppure che so, una che sa fare, non è necessario, possono partecipare tutte, chi ha voglia di partecipare, chi ha voglia di creare, chi ha voglia di imparare e chi ha voglia soprattutto di conoscere questo mondo fantastico. Possono essere sia persone che praticano lo scrap come me, oppure che fanno bijou, oppure che fanno paste polimeriche, oppure che lavorano il cuccito, la lana, l'uncinetto, che dipingono, che fanno il lavoro in legno, che fanno le miniature, qualsiasi cosa, non ha importanza. L'unica cosa appunto è che abbiano un canale, giustamente, e che siano iscritte al mio, visto che sono io che organizzo lo swap. Quindi le iscrizioni, come la volta scorsa, partiranno da adesso che state vedendo il video, e potete aderire scrivendo appunto un vostro commento qui sotto questo video e dicendo proprio specificatamente partecipo allo swap, in modo che io posso alla fine delle iscrizioni, perché le iscrizioni avranno anche una fine, iniziano oggi e finiscono il 20 domenica, poi vi scriverò tutto nel box informazioni così riuscite a capire meglio. Quindi appunto dicevo che io avrò il tempo poi di, una volta che prendo le persone che sono iscritte, che si sono iscritte, formerò le coppie come la volta scorsa, formerò le coppie, e questa volta lo farò così, senza nessun criterio, nel senso da dire questa è bijou con la bijou, no. Questa volta sarà il caso a decidere, quindi io farò dei bigliettini per conto mio, naturalmente non faccio il video dei bigliettini perché sennò la cosa si dilunga troppo, farò il video, quindi fidatevi, e formerò le coppie, parteciperò anch'io, quindi ci sarò anch'io, non so con chi dovrò essere. E una volta che avrò formato, si saranno formate le coppie, allora cosa succede? Succede che io farò il video con le coppie formate e voi non dovete fare altro che mettervi in contatto tra di voi, appunto per scambiarvi gli indirizzi. Un'altra cosina che c'è carina, che ho pensato di fare, e anche questa: quando voi vi mettete in contatto per appunto scambiarvi gli indirizzi o conoscervi e via dicendo,
vi dovete anche scrivere le cose che prediligete, nel senso le cose che vi piacciono di più, i colori che vi piacciono, cosa amate di più. Naturalmente non mi scrivete la Big Show perché non è una cosa fattibile, però quelle piccoline, di quelle cosine proprio che vi piacciono più di una, piuttosto che un'altra, ecco, in modo che l'altra shoppina, quando farà il pacchettino dove vi spedirà le cosine, che non è necessario che siano una marea, voi, vabbè, ognuna fa quello che riesce, quello che può e quello che vuole, naturalmente, non ci sono numeri obbligatori. Una volta appunto che sapete almeno pressappoco cosa piace all'altra, allora potete, vi organizzate e fate il vostro pacchettino. Un'altra cosa, in questo shop c'è un lavoretto obbligatorio da fare che vi do io, perché sono l'organizzatrice. È un lavoretto che ha un tema, qualsiasi tipo di lavoretto. Quindi non deve essere per forza una card, non deve essere per forza un album, non deve essere per qualsiasi lavoretto che abbia come tema il matrimonio, visto che siamo nel mese di maggio e tutti si sposano questo mese, anche il mio anniversario oltretutto, a fine mese, e allora niente, ho pensato di darvi questo tema. Quindi farete, oltre alle altre cosine che volete preparare, deve esserci per forza obbligatoriamente questo tema, questo lavoretto, che spedirete appunto nel pacchettino. Una volta che avete ricevuto, premetto che c'è un termine anche per questo, e mi raccomando, se non avete problemi di posta oppure problemi familiari o grossi problemi, puntuali, vi voglio puntuali. Questo swap terminerà il 23 di giugno, quindi vi do un bel mesetto di tempo per la preparazione e la spedizione. Una volta che avrete ricevuto, la prima che riceve farà il video. Ecco, anche il video è un obbligo. Quando ricevete il vostro pacchettino dovete fare il video di ciò che avete ricevuto e scrivere sotto il vostro box informazioni sia il link della persona che ve l'ha spedito e, se volete, anche il mio, ma non è obbligatorio il mio, non importa, va bene, io sono l'organizzatrice, però vabbè, non, però per rispetto anche il link della persona che vi ha mandato il regalino. Questo perché? Perché comunque serve appunto per farvi conoscere entrambi e anche per conoscersi. Ok? Sono stata chiara? Boh, fino a qua tutto ok. Poi mi sono segnata qualcosa perché sennò non mi ricordo niente. La vecchiaia, portate pazienza. Boh. Mi sa che vi ho detto tutto per quanto riguarda lo swap. Quindi niente, mi raccomando, dovete iscrivervi sotto questo video, mi dovete scrivere proprio partecipo. Se volete commentare, commentate. Se avete delle domande o dei dubbi o dei perché, chiedetele. Lo sapete che io vi rispondo, quindi non vi preoccupate. Niente, sino a domenica avete tempo per iscrivervi. E poi elaboreremo tutto il resto. Dopodiché vi dico solo un'altra cosa, vi anticipo che sto facendo una serie appunto di piccoli spezzoni di video delle pagine che sto preparando per le comunioni. Siccome non voglio farvele perdere, allora volevo anche metterle su YouTube per farvele vedere. E poi ho già iniziato a fare due card con le Gurgus, le bambine che avevo preso, che vi ho fatto vedere la volta scorsa. E quando faccio tutte le quattro card delle quattro bambine vi farò vedere anche quelle, ok? Bene, mi sembra che ho detto tutto. Naturalmente non mancherò mai di fare i miei tutorial durante anche il periodo dello shop, lo sapete, quindi non vi preoccupate, non vi abbandono.
Bene, vi saluto e mi raccomando, scrivetevi in tante così ci divertiamo, ok? Vi abbraccio, vi bacio e al prossimo video. Ciao, ciao a tutte!